Il problema l'ho affrontato in maniera più diretta nel libro precedente, nell'utilità dell'inutile. Purtroppo la nostra società non ama quei saperi che non producono profitto, non ama quei saperi che non producono soldi, che non si traducono in azioni pratiche. E quindi dovrebbe essere la scuola, dovrebbe essere l'istruzione, l'università a mantenere vivo il bisogno dei classici e quindi a saper resistere a questa follia della società che vuole negare l'esistenza dei saperi inutili. Oggi la letteratura, la musica, l'arte, gli scavi archeologici, le biblioteche, gli archivi di Stato, i conservatori di musica non hanno un ruolo importante perché non producono profitto. E allora la scuola, noi abbiamo dimenticato che la parola scuola deriva dal greco skolē, e skolē significa ozio, tempo libero. E che vuol dire? Vuol dire che quello che si faceva a scuola era qualcosa di completamente slegato da un valore utilitaristico. Oggi invece noi vogliamo che la scuola sia proiettata verso il mercato, che la scuola sia proiettata verso le richieste del mercato. E gli studenti pensano che uno debba andare a scuola, debba andare all'università per poi esercitare una professione. È un errore gravissimo. Noi professori dovremmo spiegare agli studenti che non si va a scuola per prendere un diploma, non si va all'università per prendere una laurea. Il diploma e la laurea sono effetti di un'altra cosa che noi dobbiamo capire, che la scuola e l'università serve soprattutto per farci diventare migliori, per cercare di far crescere in noi la consapevolezza che il sapere è libertà, ed è libertà anche dall'utilitarismo.